L'ultimo ospite di questa sera è un musicista che ha scritto canzoni indimenticabili. L'ultima sua opera, Notre Dame de Paris, sta mettendo successi in tutti i paesi del mondo. È qui con noi questa sera e per me è un vero privilegio presentarvelo. Signore e signori, Riccardo Cocciante. Buonasera, buonasera Riccardo, grazie di aver accettato il nostro invito. Tu sei impegnatissimo in questo momento per questa opera Notre Dame de Paris. So che sei fra un volo e l'altro, diciamo, ti sei fermato qua a Roma e hai accettato di venire, ti ringrazio moltissimo. Volevo sapere, di cosa si tratta? Che cos'è Notre Dame de Paris? Perché è un'opera che ha avuto successo in tutti i paesi del mondo e credo arriverà anche in Italia, no? Sì, cos'è Notre Dame de Paris? Dunque, parte da... nel voler fare in fondo una commedia musicale, da un libro eccezionale, da un romanzo eccezionale, bellissimo, indimenticabile di Victor Hugo. Io mi scuso dalla ignoranza, io non l'ho letto. Non l'hai letto? No, di cosa parla? È una storia in fondo semplicissima, per questo anche è molto bella. Diciamo, realizzarla in una commedia musicale, è la storia di una zingara che si chiama Smeralda e che viene amata, vuole essere amata da tre persone importanti che sono Frollo, che è il prete, Febo e poi il povero Quasimodo che invece la ama moltissimo e che non può pretendere niente. In fondo è veramente la storia delle differenze umane. Noi vediamo un Quasimodo che, pur essendo così, non avendo niente della vita, deve sperare nell'amore. Frollo che essendo un prete vorrebbe anche lui sperare in amore, ma non può sperare in questo amore. E la storia di differenze anche per quanto riguarda il fatto sociale. C'è un Clopin che infatti è questo simbolo della differenza etnica, la differenza anche di ceto sociale. E il tutto finisce in una tragedia, la morte di Esmeralda, di Frollo e di Clopin, che però salvando alla fine questo amore, l'amore, una sola cosa che forse regge in fondo questo mondo. Certo, e complimenti perché, fra l'altro, io non vorrei rivederlo ovviamente, e so che quest'opera ha vinto moltissimi premi, World Music Award nel 99, fra l'altro, una delle canzoni di quest'opera che tu hai composto, Belle, è stata nominata la più bella canzone del secolo in Francia, e noi abbiamo, credo anche una parte di questa canzone. Sì, con molta umiltà, devo dire, davanti a me credo che ci sono delle canzoni di Brel, ci sono delle canzoni indimenticabili, però ovviamente sono fiero di questa cosa. Sentiamone un pezzetto. Un pezzo. Così vediamo sì. Volevo dire che la cosa più importante è il come l'ho vista, come ho iniziato a intraprendere questa composizione.
perché nel pensare di fare della musica sopra un romanzo di questo genere, sono chiesto come parlare, in che modo esprimermi, che tipologia musicale utilizzare. E pur amando enormemente le commedie musicali, mi sono accorto che avevamo noi europei qualcosa da recuperare di molto importante, e la parte nostra, noi abbiamo creato in fondo la lirica, abbiamo creato questa melodia molto ampia. Gli americani si sono impossessati in fondo di questa nostra creazione, facendola diventare dopo commedia musicale. Quindi ho composto tutto nell'evitare totalmente la tipologia anglosassone della musicalità. Se è possibile, appunto, dire la differenza tra la commedia musicale di stampo anglosassone e quest'opera nuova, che appunto recupera la tradizione un po' italiana, credo. Sì, in fondo, se noi prendiamo la strada della commedia musicale, parte dall'opera, passando dall'operetta e poi trasformandosi con le nuove tipologie musicali in quella che è diventata la commedia musicale. Però tutto questo, nella commedia musicale, diciamo, attuale, ancora si usa la voce impostata, per esempio. Si usano, almeno che, ovviamente non si usa nell'opera pop, nell'opera rock, però nella commedia musicale c'è ancora questa tipologia. Io ho voluto evitare la voce impostata. Si usa, noi vogliamo usare una vocalità moderna, che usa il microfono come un vero strumento. E poi abbiamo invertito la comunicazione. In che senso? Che tutte le commedie musicali normalmente vengono montate prima sul palcoscenico, sì. E poi eventualmente c'è un disco che diciamo promuove questa commedia musicale. Noi abbiamo iniziato con un disco 8 mesi prima. Che è quello, quindi, che ha venduto più di 8 milioni di copie in tutto il mondo? In Francia soltanto, nei paesi di lingua francese. Quindi, comunicando con il disco, secondo me è il linguaggio moderno, non possiamo evitare il fatto di passare dalle radio, dalle televisioni, e questo ha fatto la differenza, perché il mondo è abituato a parlare in questo modo, e abbiamo visto che il risultato è veramente talmente grande che ormai in Francia è diventata una moda. Cioè, ci sono già 3 commedie musicali che ci sono già montate, che hanno fatto un grandissimo successo, con grande piacere anche. Bene. Però questo vuol dire che si sta aprendo forse una strada di nuovo linguaggio, immediato con il pubblico, soprattutto con più freschezza, la commedia musicale con una freschezza di oggi. Ho letto sui giornali che verrete anche in Italia, in realtà a Milano. Per fortuna, sì. È bellissima questa cosa, perché prima in versione francese. Sì, veniamo a Milano, abbiamo fatto un anello, diciamo, del giro francese in questo momento, per fare 2 serate all'inizio, che stanno diventando 4, tanto credo, si stanno credo. Vendendo biglietti, certo. E poi però con la promessa assoluta di venire l'anno prossimo in italiano. Nella versione italiana? Con un cast italiano, quindi cerchiamo... Delle artiste, certamente, cerchiamo degli artisti. Facciamo un appello, Riccardo Crociante, cercando artisti per vogliamo quest'opera. Delle belle voci fresche, così, con simpatia. Ballerini anche, no? Cantanti ballerini, perché c'è una parte importantissima in Notre Dame che è ballo moderno, proprio, è rappresentata sempre in bilico fra il passato e il presente, non è mai situata esattamente nel suo tempo. Questo con grande semplicità, non abbiamo voluto fare degli effetti speciali, né cose così. La cosa più importante è la storia, è la musica, è la scrittura, è l'anima che deve riuscire. Questa prima versione in francese che farete qua in Italia sarà alla fine di marzo, mi pare di capire? Facciamo il 21 marzo, 21 marzo. Milano, 21, 22, 23, 24. 24 marzo, esatto. Okay. per avvisare appunto, esatto, gli appassionati che sicuramente... stanno accorrendo numerosi. E, i testi italiani, della versione italiana, fra un anno chi li farà? Testi italiani abbiamo... ho scelto Lino Panella. Panella, perché mi sembrava... Migliore. Sì, ma perché mi piace la sua condotta anche, in lui quanto è un poeta, artista. Lui è un sì, poeta. Ma mi piace il suo fuori contesto.
mi piace che non ama il show, lo show business, non ama andare nei parti mondani, mi piace quella sua isola, quel suo linguaggio. Speriamo che possa fare qualcosa di importante. Beh, sicuramente è una copiata. E poi deve essere attuale, non deve vivere di un passato. Io volevo chiederti un regalo, se possibile, e cioè che tu potessi suonare per il pubblico di Satiricon una tua canzone, Quando finisce un amore. E voglio sapere se potevi farlo. No, ma certo, anche perché è una canzone che ho fatto pochissimo in televisione, la faccio sempre nei concerti. In televisione non so perché, non è stata mai stata fatta molto. Ti ringrazio molto. Riccardo Cocciante, Quando finisce un amore. Che un amore debba finire, e vorresti cambiare faccia, e vorresti cambiare nome, e vorresti cambiare aria, e vorresti cambiare vita, e vorresti cambiare il mondo. Sai perfettamente che non ti servirebbe niente, perché c'è lei, perché c'è lei, perché c'è lei, perché c'è lei, perché c'è lei nelle tue ossa. Perché c'è lei nelle tue mente, perché c'è lei nelle tue vita, non potresti più mandarla via, nemmeno scambiassi faccia, nemmeno scambiassi nome, nemmeno scambiassi aria, nemmeno scambiassi vita, nemmeno scambiassi. Potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso, e non sarà più lei, e non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso, perché quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza me, ti sento un nodo nella gola, ti sento un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente, e non ti basta più un amico. Non ti basta più distrarmi, e non ti basta bere, ubriacarti, non ti basta mai più niente. In fondo perdi sarà un motivo, e cerca tutte le cose una ragione, non c'è mai una ragione, perché un amore deve finire.
Riccardo Cocciante.